connetto nuovamente con Roberto Castellani, il quale oggi è stato alla sala consiglio della provincia di Catanzaro per la presentazione del film Il coraggio di amare di Tania Romeo, di cui lui è uno dei protagonisti. Raccontaci un po' di questo film. Tanto buonasera a tutti, buonasera. Oggi c'è stata la presentazione ufficiale appunto di questo lungometraggio che verrà girato interamente tra Catanzaro, Tropea e alcune zone di Reggio Calabria, il Corso Garibaldi, Cilea, perché ci sarà anche un corpo di ballo appunto che farà parte del film. Questo film uscirà a dicembre nelle sale cinematografiche e c'è la possibilità anche che esca alla RAI, quindi è una cosa voluta dalla regista Tania Romeo, dove appunto racconta la trama, diciamo, è autobiografica, dove io sono Fabrizio, che è l'attore, il protagonista principale appunto del film, dove io praticamente sono un ragazzo molto superficiale, amante della natura, proprio sono un naturalista per eccezione, dove la storia, praticamente la protagonista femminile di questo film, che è Christiane, dopo una storia di amori odi con il suo appunto ragazzo, lei decide di lasciarlo, incontra me, della quale se ne innamora perdutamente, solo che io, essendo un ragazzo appunto molto superficiale, pensavo a tutto tranne all'amore che lei era dedita a darmi, quindi però anche dopo tutto questo lei continuava, mi sopportava. Poi si intromette una mia ex, la quale farà appunto, sarà la gocciolina per traboccare. E quindi lei, pur soffrendo, mi deciderà di lasciarmi con un messaggio di addio. Poi, vabbè, poi continua, quello magari quello scoprirete a dicembre. Senti, la tua prima esperienza cinematografica? No, io feci tanti anni fa i Petertoni, un film con Oreste Lionello, Peppe Pirello, Anna Mirati. Diciamo, da lì ho iniziato a capire che mi piaceva il mondo dello spettacolo, e non solo, ho accennato in interviste passate, ho fatto il Grande Fratello, sono in uscita a ballottaggi in diretta il 10 gennaio, con la speranza ad ottobre di oltrepassare quella porta. Per adesso ci concentriamo. Ah, pensi di provarci nuovamente? Ma per come sono andate le cose, io no, per riprovarci no, dovrei entrare. Dovrebbe dire, però senti, per quanto riguarda il protagonista mi medesimi molto lui, ma guarda, a me il fatto di essere un naturalista mi eccita la cosa, perché non sì, è bello tutto quello che riguarda appunto la natura, insomma la persona, certo essere medesimarmi nel personaggio, di essere anche superficiale, che io non sono la vita, sì, non lo sono per niente, quindi questo magari vediamo, mi dovrò adattare per vedere, ovviamente darò il massimo perché ci tengo a fare bella figura, appunto perché andrò al cinema, quindi sarà visto da tutti, quindi cercherò di dare il massimo. Poi c'è la regista Tania, che è una persona, lei sarà lei è regista protagonista, sarà appunto questa Christiane, che ci sarà questo amore e odio con sì. Senti, più o meno nel cast quante persone siete? Guarda, il cast è composto da 150 persone, tra protagonisti, coprotagonisti, comparse, seconde figure. Siamo un bel cast, poi c'è anche dei ballerini in questo cast. E senti, il provino l'ho fatto, guarda, l'esperienza è stata fortissima, perché appunto andare nel palco e improvvisare davanti a tutto quello che ti guardava è sempre un fatto fortissimo, però ho sempre la convinzione di fare bene, quindi
deciso appunto, vai Robby, cioè devi fare il tuo sogno, fallo, quindi andando così diritto, mi sono buttato capofitto, infatti poi il risultato c'è stato, sono stato scelto come protagonista principale. Allora noi ringraziamo Roberto per questa intervista, ci vediamo a dicembre nelle sale cinematografiche e grazie a voi. Grazie a voi, buonasera.